Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo video qui a Jabions. E oggi siamo tornati in un altro fantastico episodio ragazzi, qui su il mio fantacalcio e i pronostici Serie A ragazzi. E come ho visto nell'ultimo episodio vi è piaciuto tantissimo, quindi, e l'avete visto anche in parecchio, quindi anche per questo episodio ragazzi vi chiedo 15 like, ce la potete fare, quindi lasciate un bel pollice in su, commentate, se non siete iscritti iscrivetevi e condividete il video ragazzi. Noi ci vediamo nel video, buona visione, vamos! Ed eccoci qui ragazzi, siamo, vi porto il resoconto della partita del fantacalcio, come è andata, come sono andate le partite. Allora, 11 Leoni Sparta è finita 2-2, Rapid Ciccio Alinghi è finita 2-1, e la partita che giocavo io, che io sono gli illuminati ragazzi, contro il Real Olimpo, ho vinto 4-3. Comunque è stata una partita abbastanza combattuta, perché a me mi ha segnato Mertens, Zilischi, assist di Nainggolan, poi mi ha segnato Belotti, un Eurogol ha fatto Belotti, quindi tanta roba. E poi all'uno pari ha segnato Milinkovic Savic, Suso gli ha fatto gol e assist, gli ha segnato Immobile, no, sì, Immobile pure. Insomma, ce la siamo combattuta. Comunque io giocavo in casa, quindi sono stato favorito anche da quello. Comunque ho vinto 4-3. La classifica è, io sono primo ragazzi, gli illuminati, e chiamo 3 punti ragazzi. Secondo è Alinghi, Alinghi che sta sempre a 3 punti, ma sta sotto le mie per differenza reti. Poi c'è 11 Leoni che è terzo, poi Sparta che è quarto, e stanno tutte e due a un punto. E poi ultimi in classifica, quinto e sesto, ci sono Real Olimpo che sta a 0 e Rapid Ciccio che sta a 0. Comunque, allora la prossima partita ragazzi, andrò a giocare contro Sparta ragazzi, contro Sparta, io sono lì, fuori casa però, quindi sarà un po' difficile secondo me, non dovrei vincerla, però spero di vincerla comunque ragazzi. E allora, poi comunque, allora adesso passiamo ai pronostici di Serie A. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero. Allora, ci sono tante belle partite ragazzi, come sempre io vi dico prima 6 squadre che vi consiglio di giocare se avete un alto budget, poi un medio budget ve ne consiglio oltre a quelle 6 in altre 2, e se avete un piccolo budget vi consiglio tutte quante. Allora, Juve Chievo ragazzi 1 vi consiglio, perché la Juve è nettamente superiore al Chievo, anche se il Chievo in casa potrebbe dar filo a torcere, ma fuori casa dovrebbe vincere facilmente la Juve. Non mi sento di 1 handicap, però se va volete rischiare lo potete mettere. Stessa cosa anche per l'Inter, come avete visto stanno in una forma smagliante, sia l'Inter che Mauro Icardi stanno in una forma smagliante. La SPAL, come abbiamo visto, sta a 6 punti in classifica, quindi non è una squadraccia, sta giocando abbastanza bene. Però potrebbe, se volete rischiarvelo, anche 1 handicap, però io vi consiglio 1. Poi Bologna-Napoli 2, senza dubbio 2, non vi consiglio altre cose, perché non è proprio, Bologna non è da sottovalutare, comunque 2 dovreste andare sicuri. Poi Lazio-Milan non vi consiglio segni come l'ultima volta, perché è una partita difficile, vi consiglio gol ragazzi. Poi Sampdoria-Roma x2 ragazzi, non vi consiglio il 2 fisso ragazzi, perché la Sampdoria conosciamo bene come squadra, potrebbe metterci sotto. Comunque io spero che vinca Roma ragazzi. Comunque, poi altre 2 squadre che vi consiglio tra queste, cioè avete un medio budget, è Cagliari-Crotone 1 ragazzi, 1. Poi il Cagliari, vabbè, in casa dovrebbe vincere, anche se conosciamo il Crotone, gli anni passati ha dato filo a torcia un po' a tutte le squadre, però quest'anno secondo me si è indebolito un pochetto, quindi 1 dovreste andare sicuri ragazzi. Poi Benevento-Torino non mi sento di darvi il 2 fisso ragazzi, ma mettete x2.
perché Benevento è un campaccio, quindi non è detto che il Torino va a vincere a Benevento, quindi x2 ragazzi. Poi avete un piccolo budget tutti quanti, quindi vi consiglio anche Hellas Verona, segna ospite, vuol dire che deve, basta che segna la Fiorentina ragazzi. E poi Udinese Genova 1x ragazzi, vi consiglio 1x perché non vi consiglio l'1 fisso, perché il Genoa abbiamo visto come ha messo sotto la Juve, quindi potrebbe dar filo da torcia all'Udinese, quindi vi consiglio 1x. Poi ragazzi, non è detto una cosa nella squadra di Libre, non è detto che le dovete per forza giocare tutte quante le squadre, potete anche giocarvi quelle che magari siete incerti e io vi consiglio queste qua. Comunque voi se già avete volete già giocare un tot di squadre e su alcune squadre siete indecisi, potete prendere spunto da me, non è detto che vi servono tutte, io ve le sto elencando secondo me come potrebbero andare i risultati. Poi i marcatori, vi consiglio anche i marcatori che potrebbero segnare. Allora, come primo marcatore vi consiglio Higuain, che secondo me il Pepita sta partita dovrebbe segnare, però come sempre non si può mai sapere. Poi Dzeko vi consiglio, che secondo me con la Sampdoria potreste tentare il gol di Dzeko, che potrebbe segnare tranquillamente. Poi Icardi, quello non serve che voi consiglio, sapete pure voi che Icardi sta in una forma smagliante, 4 gol in 2 partite, quindi proprio meglio del così non si può. Poi vi consiglio il Papu Gomez ragazzi, l'Atalanta in casa con il Sassuolo, che vi ho consigliato di mettere uno, e quindi andate tranquillamente, mi sono scordato di dirvelo prima, tra le prime 6 squadre c'è anche Atalanta-Sassuolo, comunque mettete uno e vi consiglio il Papu Gomez come marcatore. Poi un marcatore che sono un po' indeciso ragazzi, io ve lo consiglio però non è detto, non è sicuro, non è facile, Pavoletti ragazzi del Cagliari, il Pavoloso dovrebbe in teoria con il Cagliari giocare titolare innanzitutto e dovrebbe anche segnare se spera. Comunque poi vi consiglio il Gallo Belotti ragazzi, come avete visto il Gallo Belotti è il Gallo Belotti con quel gol che ha fatto, dovrebbe segnare se spera, perché comunque Cairo l'ha trattenuto, cioè diciamo non è andato più al Monaco, meno male ragazzi, e quindi vi consiglio, andate sicuri pure con Belotti. Poi vi consiglio anche Dries Mertens ragazzi, è un mostro quel giocatore ragazzi, ve lo consiglio, mettetelo, se non ce l'avete sul fantacalcio compratelo, sia Mertens che Belotti che ce l'ho io ragazzi, compratelo. Comunque se non volete sapere qual è la mia rosa del fantacalcio, bastate che andate sulle i che vi lascerò sulle schede ragazzi, quindi andate lì e andate a vedere l'altro episodio. Poi vi consiglio anche, vi ho fatto anche una schedina un po' pazza, un po' difficile ragazzi, se volete buttare che ne so 2 euro e magari tentare di vincere una grande somma, vi consiglio queste squadre che sono diciamo un po' sono molto rischiose, però io ve le consiglio. Allora Juve Chievo ragazzi 1 handicap, quindi devi vincere con 2 gol di scarto. Sampdoria Roma 2, poi Inter Spal 1 over ragazzi, devi vincere l'Inter e devono fare almeno 3 gol. Poi Atalanta Sassuolo 1, come quell'altra giocata vi consiglio anche qui 1. Cagliari Crotone 1 e la Sverona Fiorentina 2, che non è facile, quindi 2 della Fiorentina non è detto. Lazio Milan ragazzi x è difficile prendere i pareggi, però secondo me potrebbe uscire tranquillamente il pareggio. E Udinese Genova sempre x ragazzi. E poi come ultima squadra Bologna-Napoli 2 handicap, che devi vincere Napoli con 2 gol di scarto. Quindi queste sono le squadre che secondo me potrebbero andare, queste sono le squadre che secondo me potrebbero andare questa giocata pazza. Quindi vi ho elencato tutto, la prossima giornata giocherò sul fantacalcio giocherò contro Sparta, quindi vi porterò il resoconto la settimana prossima. L'episodio ragazzi lo sto registrando mercoledì, ma uscirà venerdì perché sabato e domenica sto a Napoli, quindi mi sto preregistrando l'episodio, questo uscirà venerdì, quindi andate lì, quindi spero che l'episodio quindi vi sia piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, commentate qui sotto ragazzi e andate a vedere l'episodio se non lo siete visto, ve lo lascio tra le schede. Condividete il video ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto
E venite a vedere una cosa importante, venite a seguire sui social, tutto in descrizione, pagina Facebook e Instagram, per essere sempre aggiornati. Lì vi verrà ogni volta che uscirà un nuovo video, io lo pubblicherò sulla pagina Facebook e quella Instagram. E poi azionate la campanellina, che se quando uscirà un nuovo video vi arriverà la notifica. Comunque ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, bella.